il momento di comunicare in maniera efficace, in maniera potente il no alla violenza. Credo che con il video che qui avete appena assistito l'abbiamo fatto. Mi sembra un prodotto abbastanza emotivamente coinvolgente. Speriamo di riuscire nell'intento. Ripeto, l'aspetto comunicativo, come diceva il procuratore, è quello sul quale abbiamo prestato attenzione in un momento successivo. Cerchiamo di recuperare e come dire, e di produrre quello che speriamo, le denunce, perché è quello che manca. Abbiamo formato, ripeto, oltre 270 operatori commerciali tra Siracusa e provincia, abbiamo svolto 9 incontri formativi distribuiti a Siracusa e nei comuni della provincia dove era più alto l'indice di violenza di genere. Adesso dobbiamo arrivare praticamente al risultato effettivo, cioè la denuncia, l'emersione di tutti quei fenomeni che restano ancora coperti da una coltre di silenzio e di omertà. Il problema è davvero culturale e sociale e credo anche di diffusione di questo canale, che è un canale insolito, non è un canale scontato. La scommessa di diffonderlo anche con l'aiuto del video su tutti i canali, soprattutto su tutte le piattaforme social, che sono quelle che arrivano ormai, lo sappiamo, perché quella è la comunicazione che arriva, a più persone che non devono essere necessariamente, io dico, gli interessati. Chiedi di Lucia ha questa finalità. Anche chi non è la parte interessata può rivolgersi a Chiedi di Lucia. L'importante è riuscire tutti a muoverci nel senso di creare una rete, un appoggio che poi ovviamente non potrà non passare dai canali ufficiali, arrivare successivamente alle forze dell'ordine. Ma intanto la cosa importante è romperlo questo muro. Dire alla gente che approfittando della libertà scontata per le faccende ordinarie, per andare al supermercato, per andare dal parrucchiere, per altre faccende scontate, si può chiedere aiuto, perché da soli non si sconfigge questo problema. Il messaggio è rivolto anche a chi non è vittima di queste cose, perché a tutti noi può accadere di essere a conoscenza di situazioni al limite. La violenza non è poi solo quella fisica. Il video deve essere un'immagine della violenza, perché per immagini puoi soltanto comunicare la lesione, puoi comunicare l'ematoma, puoi comunicare il sangue. Ma la gente che ha quei problemi, cioè che non ha la libertà di muoversi, ma soprattutto che non ha la libertà economica, perché purtroppo dalla libertà economica passa alla libertà di decisione. È veramente la persona più soggetta alla violenza, ma dobbiamo tutti comprenderlo e tutti muoverci in questa linea.